C'è da parte. L'ufficio manutentivo per la prima volta si è attrezzato di materiale e di un addetto per poter dare risposta a queste situazioni. Non vedere più i sabbietini quando si creano buche coperte di asfalto. L'asfaltatore ha un minimo di competenza, un minimo di intelligenza per proprio andare in questa direzione per cercare di non vedere quelle brutture. Ovviamente se si crea una buca pericolosa come si è creato qui, ho dato disposizione di chiudere temporaneamente perché quel giorno non era possibile ieri intervenire subito per rifare il sabbietino, intanto di tamponare con l'asfalto. Ma è una cosa provvisoria perché tanto è vero che non è la prima volta che facciamo questo lavoro, l'abbiamo fatto in via Getulio, 2 volte in via Savini, l'abbiamo fatto in altri adesso posti che non ricordo, ma c'è proprio un nuovo assunto che quando deve ripristinare i sabbietini, insieme a un altro addetto, si presta a questo tipo di lavoro, perché non voglio vedere più in giro, l'ho detto altre volte, dove si trova il sabbietino, vedere pezzi di... Questo succedeva tempo fa, anni fa, ma l'assessore si è preoccupato di creare un minimo di ufficio manutentivo che fosse in grado di sistemare questi, di dare risposte a queste situazioni. Assessore, la verità vera è Quindi che... l'asfaltatore ha un minimo di competenze indigene che forse altri non avevano e quindi si è preoccupato di creare proprio un nucleo operativo che potesse dare risposta a L'importante è che è questo. stata messa a posto, nel senso, anche Assolutamente. in, celermente, perché dal momento in cui si era creata la buca, perché l'abbiamo visto anche in questi giorni, e la verità vera è che i mezzi pesanti... Avere i sanpietrini in centro storico e avere il passaggio dei mezzi pesanti forse non collimano tanto, bisognerebbe forse trovare una soluzione. Beh certo, questo tipo di pavimento sottoposto a mezzi pesanti, ogni tanto poi va a sfaldarsi, a rimuoversi tutto, ma ovviamente questi sono piccoli interventi, poi quando si fa grossi interventi l'ufficio con un'unità capace di fare questo lavoro diventa più Quindi difficile. vogliamo i sanpietrini in Eh centro, sì. però Beh vogliamo anche i mezzi che passino. queste Si sono deve trovare scelte una da decidere soluzione. come amministrazione, non sono io a decidere. C'è l'assessore al traffico, c'è proprio tutto il sindaco, la giunta, tutta la maggioranza a fare delle scelte sulla viabilità del centro cittadino. Certo, se si vuole poi un tipo di pavimentazione e poi sottoporla a un Ha uno stress stress. dal punto di vista dei carichi, beh, certamente poi facilmente si può andare Dobbiamo un po' incontro a ripensare, queste forse. situazioni. Tornando a questo è un posto pericoloso, c'era una grossa buca e quindi io ho fatto quella scelta. Immediatamente chiudere con l'asfalto a freddo e poi sistemare. Questa è la prassi che seguiamo, ripeto, se va via Savini sono stati diversi interventi di questo tipo perché c'è un addetto che è predisposto a fare questo tipo di intervento.